Stasera andiamo a fare la lezione di struttura di mercato più approfondita che io abbia mai fatto. Andiamo a vedere anche i cenni storici, partendo da Dow, arrivando a Elliott, statisticamente perché le operatività trend following hanno un win rate e un rischio rendimento maggiore, ok, matematicamente. Poi andiamo a vedere le misurazioni dei target, le misurazioni dei pullback, lo sweet spot, la PRZ, come funziona. Andiamo a vedere la frattalità, vi spiego perché avviene questo, un eccesso di supply, un eccesso di domanda e come si va a vedere a grafico. E poi andiamo a parlare di concetto di leading e lagging. Ok? I canali YouTube vengono caricati sul mio ragazzi. Ok? Ma queste live le stiamo facendo da un po' di tempo, stiamo facendo da circa 2 settimane, stanno piacendo molto, i ragazzi stanno dando un riscontro positivo. E poi stiamo trattando argomenti molto utili. Questa lezione calza a pennello è l'argomento su cui mi stavo formando in queste settimane. Sì, la posto anche questa. Diciamo che il concetto di struttura di mercato e la sua identificazione determina poi i risultati che vai a ottenere con le strategie trend following. Ok, è molto importante questo, forse è il primo step dal punto di vista tecnico, perché abbiamo anche la gestione del rischio, la gestione emotiva, quindi il condizionamento emotivo, abbiamo la gestione delle operazioni, ma dal punto di vista tecnico la struttura di mercato a mio parere è la cosa più importante in assoluto. Ok, perfetto, allora iniziamo ragazzi. Partiamo un attimo dalla struttura di mercato, dalle basi. La struttura di mercato è l'alleato più prezioso del trader. Permette di comprendere se siamo in controllo buyers o seller, quindi ci fa capire se siamo in un momento di eccesso supply o di eccesso demand. E capite bene che cercare di prendere al volo un coltello che cade vi può riuscire 2 volte su 10, ma 8 volte su 10 vi fa tagliare la mano. Ecco perché le strategie trend following vanno per la maggiore, anche se vedete i campionati mondiali, se conoscete i Tartle Traders, se conoscete insomma tutti i campionati o le strategie algoritmiche, per la maggior parte sono trend following. Ora iniziamo con i concetti base. Cos'è la struttura di mercato? Andiamo a vedere le definizioni, la comprensione, la logica sottostante, il concetto di accettazione e qualche esempio tecnico. Quando noi andiamo a evidenziare la struttura, non esiste solamente un parametro, non esiste solamente il parametro del breakout, ok? Perché il primo punto che una persona va a vedere, massimo di riferimento, pullback, breakout, sono long. Sì, assolutamente, ma questa è solamente la risposta del prezzo, ok? Quindi l'accettazione del prezzo su un determinato livello. C'è un altro parametro che è importante, che è la velocità. In un trend sano, in un trend consistente che presenta interesse, di solito i volumi trend rialzista dovrebbero essere principali per il rialzo, quindi per gli impulsi. Se noi iniziamo a vedere in un trend, ad esempio, impulsi rialzisti forti, pullback e impulso rialzista lento, quindi tanto lento qua, vuol dire che siamo vicini a una fase di reversal, anche se il mercato è riuscito a fare accettazione sopra questo livello. Quindi attenzione al concetto di velocità del prezzo. Ora, struttura di mercato è formata da onde. Questa è stata l'upgrade che ha portato Elliott alla semplice teoria di Dow. La teoria di Dow parla solamente di massimi crescenti e di minimi crescenti per l'uptrend, di massimi decrescenti e di minimi decrescenti per il downtrend. E questa è una teoria base, ok? Permette di identificare la struttura di mercato in un modo molto semplice, però non va a teorizzare il tipo di onde. Elliott invece era andato a fare un lavoro maggiore, vedendo che mediamente un trend sano proseguiva per 5 onde, in cui l'ultima onda, quindi la 5, era un'onda molto più debole, con una lentezza maggiore, che andava a presagire un reversal. Per farvi un esempio, se vediamo pressione di mercato rialzista, quindi interesse, velocità, pullback più lento, nuovo impulso con la stessa intensità ma più lungo, di solito la terza onda di Elliott è la più
impulsiva in assoluto, successivamente solita questione per il pullback e in ultima fase una proiezione che ha la stessa intensità del pullback. Questi sono i primi indizi che poi vanno a creare pattern come landing diagonal, insomma, e pattern del genere, quindi rallentamento nell'ultima onda impulsiva. Elliott aveva codificato questo, quindi la fase 0, 1, 2, 3, 4, 5. Un trend fatto di 5 onde, un trend sano, fatto da pullback poi di 3 onde. Ora, io sono andato a studiare negli anni che non basta solamente guardare il grafico a candele, o perlomeno se guardi il grafico a candele dovresti almeno capire il concetto di accettazione. Perché il concetto di accettazione? Ora andiamo a vedere. Allora, intanto l'alternanza di onde ribassiste e rialziste crea la struttura, esempio di struttura bearish, esempio di struttura bullish, esempio di consolidation. Un mercato che alterna higher high e higher low è dominato dai bulls, ovvero tori, che delineano il time frame di riferimento, una struttura rialzista. Viceversa, un mercato che alterna lower low e lower high è dominato dai bears, ovvero gli orsi, che determinano il quel time frame una struttura ribassista. Un mercato con struttura non definita rientra nella categoria consolidamento, ovvero la situazione secondo la quale il mercato è statico, chiuso in un range. Ora, dobbiamo capire perché questi concetti funzionano, perché questa struttura funziona. E vi vado a spiegare. Se qua noi abbiamo impulsività sellers, quindi volumi sell che entrano a mercato da questo punto qua, ok? Volumi buy che entrano a mercato da questo punto qua. Ok. Per effettuare un'accettazione, quindi un eventuale breakout di questa zona, ok, i volumi di coloro che sono entrati qua devono essere sostenuti e devono andare a surclassare i volumi dei sellers che sono entrati qua. Fino a qua ci siamo tutti? È chiaro, ragazzi, fino a qua? Aspetto la chat, vedo un attimo le... Ok, perfetto. Ora, quando avviene questo, ok, quando avviene questo breakout, coloro che sono in dominio di questo movimento vanno a delineare la struttura. Quindi noi, per logica, cosa ci aspettiamo? In un meccanismo di controllo buyers, noi ci aspetteremo che le zone di demand vanno a tenere, nuovo breakout, pullback, zona di demand che va a tenere. Ok, quindi sostenimento del movimento rialzista. Andiamo avanti. La pressione determina la rottura, quindi pressione sellers maggiore di pressione buyers, abbiamo un supply control, quindi un controllo dell'offerta di mercato. E l'offerta di mercato cosa provoca? Un breakout short, ok? Cerchiamo di capire a livello logico e nella vita di tutti i giorni cosa vuol dire aumentare l'offerta, ok? Mettiamo che voi volete seguire un corso, ok? Un corso ha solamente disponibili 10 posti l'anno. Capite bene che con una richiesta tale, magari con migliaia di persone che vogliono entrare dentro quel corso, il prezzo di quel corso ai ticket è molto elevato, perché è una cosa richiesta ed elitaria per poche persone. Mentre immaginate un corso aperto a 100.000 persone l'anno senza meccanismo di entrata, ok? Cosa succederà? Che quel corso sarà molto meno richiesto e quindi anche per meccanismo di mercato il prezzo di quel corso scenderà, sarà molto più basso di un corso ai ticket strutturato in questo modo. Esempio anche con i telefoni, ok? Se fanno l'edizione limitata di un determinato modello, cosa succede? Che di solito costa il doppio, il triplo, perché è una cosa limitata. E una cosa limitata la vogliono più persone. Oppure possiamo parlare anche di cripto, un secondo... un cenno al Bitcoin. Il Bitcoin ha un'offerta di mercato limitata, ok? Non è infinito come asset. Essendo limitato, cosa succede? Che la richiesta di quell'asset sta facendo salire il prezzo e lo sta definendo come un asset deflazionario nel tempo, quindi che andrà a prendere valore, come se fosse un gold digitale. Ma perché? Perché è limitato.
Se vi dicessi, guardate, il Bitcoin è infinito, disponibile a tutti, il prezzo crollerebbe domani mattina, ok? Chiaro anche questo concetto qua? Quindi supply control, tanta offerta di mercato, il mercato fa rotture ribassiste, siamo in continuation short. Pressione buyers maggiore di pressione sellers, abbiamo rottura sopra il livello, dominance rialzista da questo higher low, quindi continuation long, per identificare la pressione di mercato. Ora, dobbiamo capire il concetto di accettazione, e per farvi capire il concetto di accettazione vi ho introdotto l'intenzionalità. Cos'è l'accettazione? Noi abbiamo una visualizzazione del grafico che è a candele, ok? Il grafico a candele è una tipologia di visualizzazione del prezzo. Attenzione, non pensate che il mercato nasce a candele. Il mercato nasce ad ordini, ok? A contratti. Poi il metodo di visualizzazione che va per la maggiore a livello mondiale sono le candele. Ma esistono tanti altri tipi di metodi, tipo Renko, tipo grafico a linea, tipo grafico order flow, tipo grafico a barre, ok? Line bars, il point and chart come faceva Wyckoff e tutto questo, ok? Nel grafico candlestick, una wick, che in italiano sarebbe quest'ombra, definisce un rifiuto di mercato, mentre una chiusura con corpo pieno definisce l'accettazione. In altri termini, continuazione nella direzionalità della candela. Quando una candela fa accettazione sotto o sopra un livello di pattern, assume il nome di breakout. Questo qui è un breakout strutturale short. Perché? Perché ha chiuso la candela del time frame di riferimento short, ad esempio daily, e noi cosa cercheremo? Cercheremo una continuation sui pullback. Questo qua invece, se andate a vedere dal grafico a linea siete avvantaggiati, se guardate solamente le candele potete identificarla come un breakout short, ma non è un breakout short. Perché la wick cosa ci comunica? Ci comunica che il mercato era arrivato su questo livello, è stato riassorbito. E per essere riassorbito sotto questo livello, cosa vuol dire? Che c'è stato uno step in, quindi un'entrata, dei buyers, ok? Quindi su questo mercato saremo molto scettici dal prenderci la continuation sell. Esempio di struttura rialzista. Il modo più adatto per migliorare nell'individuazione della struttura è fare pratica e backtesting. Nell'esempio a sinistra abbiamo un breakout di mercato con demand maggiore del supply. Da quel momento il mercato prende direzionalità rialzista alternando higher high, higher low, ok? Questo qua è la presentazione base in termini di struttura di mercato per dare le fondamenta a tutti quanti su Dow, su Elliott e sul concetto di accettazione. Adesso invece andiamo a ragionare su misurazione dei target, misurazione dei pullback e la misurazione delle PRZ. Tanto la PRZ, l'acronimo di PRZ, è Potential Reversal Zone. Partiamo con una struttura rialzista semplice, in modo tale che vi faccio vedere. Struttura rialzista di mercato. Perché? Perché questa zona di supply, quindi intenzionalità supply, è stata surclassata dai volumi buyers, ok? Quindi la spinta rialzista qua dentro è più potente della spinta supply. Quindi noi in questo mercato cosa andremo a fare? Andremo a cercare un eventuale continuation buyers. Quindi mercato fa un pullback, cosa ci aspettiamo? Continuation buyers. La domanda però è, oltre alla direzione che prendiamo, che viene identificata dal nostro time frame di bias, che dipende poi dalla persona cosa va a scegliere, bisogna anche capire in quale zona è opportuno andare a cercare una PRZ. Quindi PRZ zona di inversione potenziale, ok? Molte persone prendono solamente la demand in questo livello. Quello che faccio io da anni è prendere una misurazione dell'impulso che ha provocato il breakout di struttura. Quindi da qua abbiamo avuto un breakout strutturale, questo è il mio range di riferimento, prendo l'impulso
e vado a sezionare di solito io, senza prendere in considerazione numeri in particolare, lo swing in quattro parti. Perché vado a sezionare lo swing in quattro parti? Vi metto anche il 25 e ve li faccio tutti neri così diventa più semplice. Ok, perfetto. Perché lo swing in quattro parti? Perché su questo swing avrò una zona iperestesa, ok? Quindi una zona premium. Avrò una zona intermedia, il livello di equilibrio che è il 50. Avrò una zona sotto il 50 e avrò la zona discount in assoluto, quindi la zona più scontata su questo swing. A me piace posizionarmi sicuramente sotto al 50, ancor meglio se sul livello 75 o sotto il livello 75, quindi in questa zona. Perché? Perché in questo modo io ottengo cosa? Una simmetria. Asimmetria, non simmetria, di rischio rendimento. Perché da qua io posso andare a coprirmi dietro questa struttura e almeno mi aspetto una proiezione fino a quale livello? Fino a un'altra proiezione frattale che è il meno 25, ok? Perché? Perché statisticamente un impulso che viene creato sopra il precedente ottiene almeno il meno 25, ok, dello swing precedente. Stesso discorso qua, impulsività, pullback sul 75, nuova impulsività. Ripeto che questa qua non è una strategia, ok? Questa qua è una visualizzazione semplicemente di struttura di mercato, ok? Quindi è solamente la struttura di mercato. Poi su questa struttura di mercato, quando si ottengono le competenze necessarie, ci si va a costruire una strategia operativa, ok? Quindi abbiamo capito i target, abbiamo capito le zone di pullback necessarie, abbiamo capito il concetto di PRZ e di sweet spot. Adesso dobbiamo capire la meccanica degli ordini e degli strumenti. Avete mai sentito parlare del concetto di leading e lagging? Li metto qua. Mettiamo con lagging, qui mettiamo leading, certo. Ok, vedo qualcuno che dice no, leggendo i commenti, le faccio con piacere ragazzi. Esatto, lagging ritarda, leading anticipa. Bella risposta quella là, le altcoin rispetto alle main cap, quella è la risposta perfetta per le cripto. Medie mobili lagging, oscillatori, leading solitamente no, non sono leading gli oscillatori ragazzi. Mai non mai, non l'avete sentiti, si potrà avere la registrazione, sì, sarà gratuita e l'andrò a caricare ragazzi, ok? Faccio un'altra domanda perché c'è un ragazzo che mi ha detto che sta andando un po' a scatti, voi mi sentite bene punto 1? E vedete il mio grafico bene, va a scatti? Si sente e si vede bene, perfetto. Allora, io vado a spiegare questa cosa. In primis, il lagging è tutto ciò che viene calcolato sulla base del prezzo, ok? E di solito ha un periodo maggiore, quindi le medie mobili settate a 50, vi faccio un esempio, media mobile. L'esempio della media 50. Se noi abbiamo una struttura di prezzo rialzista, ok, e la media segue il prezzo in questo modo, no? Segue il prezzo in questo modo, ok? Quando io avrò un breakout strutturale e un pullback, la media sarà già così? No, la media ci mette del tempo, ok? Ci mette del tempo, prima si appiattisce e poi prende direzionalità. Ecco perché. Perché il lagging è tutto ciò che, nonostante il supply qua è diventato dominante rispetto al demand precedente, siamo già con la struttura short. Eppure la media, se vogliamo parlare di riallineamento short, si riallinea da questo momento in poi. Quindi è molto in ritardo rispetto al prezzo. Vediamo ora invece come si comportano altri strumenti, come gli oscillatori, no?
magari avete un prezzo che sta facendo questo, ok? E avete l'oscillatore che ancora sta così, ok? Sta rialzista perché veniva da un drop super repentino di questo tipo e ancora lo vedi rialzista perché rispetto alla misurazione dell'impulso precedente calcolato sul prezzo, il valore è irrisorio e quindi tu cosa fai? Se ti basi solamente sull'oscillatore, vai a perdere l'attuale situazione di mercato. Quindi medie mobili, oscillatori. Ok. Tutti i calcoli che vengono fatti sul prezzo, la chat è bloccata, ragazzi. La chat la vedo solamente io e la vedono i responsabili del webinar. Ok? Non la potete vedere voi la chat. Perché altrimenti venite bombardati di messaggi. Esatto, le usano come divergenze, insomma, ci sono diversi modi per andare a utilizzare queste cose. Non sto dicendo assolutamente che siano inutili, anzi, ci sono modi molto intelligenti per utilizzarli. Ma lagging vuol dire che arrivano sicuramente in ritardo rispetto a strumenti leading come il prezzo, ok? Il prezzo, se vogliamo fare i precisini, dovremmo creare una situazione intermedia. Real time, lagging e leading, così sarebbe più preciso. Real time è il prezzo, leading sono i volumi, quindi gli ordini, perché il prezzo, ricordate che è spostato dagli ordini, quando vi dicono c'è questa media che ha spostato il prezzo, c'è questo, il prezzo ha reagito qua perché ha toccato la media. No, il prezzo ha reagito là perché sono entrati gli ordini sell su quella zona, quindi c'è stato un eccesso di supply rispetto alla domanda. Questa è una spiegazione, ok? Oppure ha reagito qua perché l'oscillatore aveva raggiunto questo livello. No, magari è una conferma che in quel momento crea un edge statistico, ma la motivazione che c'è dietro al movimento del prezzo, che è real time, deriva dai volumi e una volta che hai mosso il prezzo, di riflesso vai a riferirti a movimentazioni ritardate degli oscillatori o delle medie mobili. Quindi prima di arrivare a dire è la media mobile che ha mosso questo, ti sei perso due passaggi causali. Ok? Chiaro questo? Scrivete uno in chat se vi è chiaro, ragazzi. Questa è la differenza fra leading e lagging. Ora, ci sarebbe un discorso enorme da fare che mi piacerebbe portare su YouTube. Se i volumi possono essere utilizzati sul Forex, sì e no, ovvero sì, ma con determinati accorgimenti. Se volete iniziarvi ad informare prima che faccio, insomma, un video gratuito, un metodo che utilizza i volumi nel Forex in modo sensato, con un atteggiamento molto pratico, quindi non teorico, ma pratico, con delle regole ben precise, è la VSA, che deriva da uno studio fatto sulla base di Wyckoff, che viene chiamato Volume Spread Analysis. Ok? Questa qua è la metodologia che va per la maggiore, per l'utilizzo in modo sensato dei volumi sul Forex. Se invece operate su azionario, su cripto e su futures, l'analisi dei volumi è differente perché parliamo di mercati differenti, ok? Ora, detto questo, dobbiamo andare a chiarire, abbiamo capito la meccanica di mercato, abbiamo capito la struttura e il concetto di accettazione, dobbiamo capire il concetto di frattalità. Cos'è la frattalità, ragazzi? La frattalità è il comportamento del prezzo in time frame diversi. Un mercato che ha una struttura short su daily può avere una struttura long su H1 e allo stesso tempo può avere una struttura short su M1, ok? I time frame sono collegati fra loro perché sono diverso tempo, insomma, tempistiche diverse di visualizzazione delle candele e del prezzo, e l'integrazione dei time frame permette un edge operativo strutturale. Se tu comprendi la struttura di mercato e riesci ad allinearti alla struttura di mercato, logicamente ti stai allineando anche alle forze di supply e demand. Ripeto, solo tramite l'analisi del prezzo. Perché questo? Ragioniamoci un secondo. Adesso userò dei colori diversi per farvi capire il ragionamento che sto portando avanti. Allora, strumento percorso. Mettiamo che abbiamo una situazione daily
di questo tipo. Ti prendo due time frame, ok? Questo è il daily. Ok? Il daily in questo movimento di mercato, concordiamo sul fatto che i buyers e quindi la demand è stata surclassata dal supply, quindi dalla pressione sell di questa zona qua. Tutto ciò ha provocato un'accettazione del prezzo sotto questa zona, ok? Con un'eventuale proiezione. La cosa che ci interessa è che in questo momento di mercato, se noi siamo qua dentro, la struttura che noi dobbiamo prendere in considerazione è questo massimo, questo minimo, decrescente rispetto al precedente, questo è il nostro range, ok? Dal massimo al minimo di riferimento è il nostro range. Quindi per i concetti che abbiamo già visto prima, tutta questa zona qua va a diventare, dal 75 a sopra, va a diventare una PRZ, quindi una potenziale zona di reversal. Poi ci sono altre considerazioni da fare che non sono relative a questo webinar, che potrebbero essere: cosa ci troviamo qua dentro? Qual è la zona supply? Come identificare nel modo migliore una supply o demand? Ok? Ma la cosa più specifica che ci interessa in realtà è vedere l'allineamento frattale su time frame inferiore. Perché questo? Bene, ragioniamoci un secondo, no? Siamo arrivati in un territorio che è di dominio sellers. Tutta questa zona che vedete è territorio di dominio sellers, perché questi sellers hanno preso il controllo della zona. Quando io arrivo qua dentro, prendo di nuovo il grafico a percorso, lo strumento percorso, scusate. Quando io arrivo qua dentro, ve lo faccio diverso l'H1, ok? Ad esempio daily time frame superiore H1, ora l'ho fatto un po' più largo per rendervelo più semplice da vedere. Cosa faccio su H1? Vi nascondo un secondo questo qua. Ok. Su H1 io so che in questa zona mi aspetto una proiezione trend following short. Di nuovo concetto strutturale. Minimo di riferimento, breakout, massimo di riferimento. Questa è la mia prima accettazione sell. Da questo momento io ho avuto il mio primo breakout sell. Cosa vuol dire? Che ho il supply control in daily. Ho il supply control in H1. Ok, la mia zona è questa, quindi visto che ho già avuto un cambio strutturale, posso andare a lavorare su questo massimo con lo stop o aggressivo sopra la zona o conservativo qua sotto. Per il target andrò a lavorare sempre in proiezione. Così io cosa vado a fare? Due cose. Evito di sostenere drawdown pesanti. Okay, quindi evito di aspettare che il mercato si riallinei alla mia struttura senza sapere dove mettere stop. Ho una comprensione del target, di dove lo vado a posizionare, ok? In caso questo il meno 25, e ho anche una simmetria di rischio-rendimento, perché sto valutando il target sul time frame superiore, che in questo caso è daily, ok? E sul time frame inferiore invece mi sto allineando con il time frame H1. Questo vuol dire utilizzare la struttura in modo intelligente, considerando frattalità, concetti di supply e demand, considerando il concetto di accettazione e andando a vedere anche come andare a massimizzare il rischio rendimento. Ora mi piacerebbe farvi un ragionamento su questo cos'è EURAUD. Prendiamo ad esempio la struttura di mercato su EURAUD e capiamo con il grafico a linea il concetto di accettazione. Vedo un attimo le domande, tutte queste cose le utilizzo nella mia operatività, funzionano davvero bene, grande.
Grande. Ho già parlato di gestione operativa in un webinar gratuito precedente. Questa può essere definita evidence? Assolutamente sì. Sarebbe un'evidence strutturale. Il concetto di evidence tradotto in italiano cosa vuol dire? Una dimostrazione, ok? Una dimostrazione che il prezzo mi dia ragione, si sia già riallineato alla mia struttura di mercato, ok? Ad esempio, se io arrivo nella mia zona daily, voglio andare short, ma il mercato sul time frame inferiore ha una struttura di questo tipo. Ha senso andare short? No, perché già mi ha rotto la mia supply zone sostenendo un movimento rialzista. E io in questo caso non solo non mi sono posizionato, ma mi sono evitato di prendere uno stop in faccia. Ok? Sono evitato di prendere uno stop in faccia in questo caso. Mentre un setup qualificato è un setup che arriva nella supply e dentro la supply zone mi dà una conferma che i sellers, quindi qui abbiamo un eccesso supply. Perché un eccesso supply? Perché i volumi entrati qua vanno a surclassare i volumi buyers qui dentro, quindi questo movimento accetta sotto c'è un eccesso e se già i sellers hanno surclassato i buyers qua, perché su un ritorno dovrebbero prendere più impulsività i buyers? Per logica, ok? Poi se volete potete anche prendere il range sulla struttura inferiore, come sempre con il 75, ci aspettiamo una proiezione. Ok? Ora, guardiamo un attimo la struttura di mercato su daily e cerchiamo di capire come si va a qualificare la zona di dominio. Allora, in questo caso noi abbiamo un asset che è EURAUD, grafico a linea. Perché grafico a linea? Perché sul grafico a linea io vado a vedere le chiusure delle candele, ok? Se andate a vedere com'è composto il grafico a linea, vi rendete conto che va, ve lo faccio vedere con l'esempio, va a plottare i massimi e i minimi sulle chiusure, non vi conta le wick, ok? Eccolo qua, ok? Non vi conta le wick. Perché non vi conta le wick? Perché le wick sono un rifiuto di una zona e non un'effettiva accettazione. In questo caso, andando anche sul grafico a candele, vediamo che il primo breakout strutturale importante, daily, noi ce l'abbiamo sopra questi massimi di riferimento grazie a questo impulso buyers. Quindi questo è l'impulso che dà origine a una struttura rialzista, con accettazione, quindi chiusura della candela. Questa qua, per noi in questo momento, è la zona che sta dominando con controllo buyers. Successivamente abbiamo un pullback, il mercato entra in consolidation, ma la domanda che dobbiamo farci: hanno preso controllo i sellers? Sono riusciti a far cedere questa demand? No. Non ci sono riusciti assolutamente perché abbiamo avuto assenza di accettazione long, assenza di accettazione short, ma dopo l'ultimo tocco su questa zona demand, cosa è successo? Che il mercato ha fatto un nuovo impulso. Quindi, cosa succede? Che attualmente adesso l'origine del nostro impulso è questa. E fino a che questa zona, la vedete anche dal grafico a linea, non verrà violata, noi siamo ancora long, ok? Vediamo il grafico a linea, vediamo questo range cosa ha fatto. Prezzo si chiude in un range, per un po' di tempo non fa né accettazione rialzista né accettazione ribassista. Ok? Niente di tutto ciò. Poi abbiamo un nuovo breakout. Quando abbiamo un nuovo breakout, cosa vuol dire? Che la demand contenuta qui, dentro l'origine del movimento, è superiore rispetto alla supply contenuta qua dentro. E quindi possiamo spostare la struttura al rialzo e ci aspettiamo nuovamente continuazione. Ok? Nuovamente cosa succede? Il mercato ha un altro breakout daily grazie a questa zona. Questo è ciò che avviene.
Questa è l'origine del movimento. Quindi cosa ci aspettiamo? Che se dovesse tornare qua, abbiamo comunque un impulso rialzista. Nuovamente, nuova rottura, breakout buy. Cosa succede? Questa diventa la nostra zona, buyers. Mercato ci torna, cosa fa? Nuova accettazione. Ok, questa diventa la nostra zona di origine. Mercato rompe, siamo tornati il 6 settembre poco fa e abbiamo avuto una reazione. Adesso portiamo il concetto a un livello superiore, perché questa qua, già vista dal punto di vista della struttura e allineamento frattale, già vi fa capire come questo sia uno dei concetti più importanti da comprendere nella vostra operatività, perché vi fa allineare alla struttura di mercato. E riuscite a immaginare un'entrata long qua dentro, sostenuta fino al momento in cui il mercato non andrà a fare un breakout short? Che rischio rendimento era? Che trade era in questo caso? Ok. Ora, dicevo, portiamo questo concetto a un livello superiore. Cerchiamo di capire con l'allineamento di H1 come questa cosa, abbiamo visto nell'esempio, può essere portata a un livello superiore. Questa è la nostra zona daily, no? Qui sappiamo che c'è stato un forte impulso rialzista. Ok? Il mercato torna qua dentro. Come sempre, il grafico allinea. Noi non vogliamo entrare quando vediamo pressione sell. Non ha senso tutto ciò. Breakout, continui ribassisti. Perché dovrei andarmi a posizionare in un mercato che sta continuando a dare evidence ribassiste? Quando è che vediamo la prima ripresa del mercato? Allora, ragioniamo. Zona supply. Eccesso supply che rompe la struttura. Questa struttura viene rotta. Confermiamo con il grafico a candele. Effettivamente sì, vedete che c'è una chiusura, un'accettazione sotto al minimo. Successivamente cosa succede? Che il mercato ci crea un massimo di riferimento. Quindi qui, nuovamente, il mercato ci ha dato un breakout long. Ora, voi potete fare due cose. O siete conservativi, quindi dite ok, però se devo dirla tutta è dalla week l'ultimo massimo di riferimento, quindi devo aspettare il breakout di riferimento. Allora, in questo caso, dovevate aspettare questo breakout e vi sareste posizionati sul ritorno, ok? Quindi sul pullback nella zona. Mentre se siete un po' più aggressivi, quindi questa rottura vi è già bastata a comprendere la struttura, questo sarebbe stato un posizionamento con lo stop sempre sotto la zona di riferimento, quindi lo stop sotto la demanda a protezione. Nel momento in cui poi il mercato ti fa un breakout, quindi sei riallineato, in quel caso puoi andare a spostare lo stop a break even o a stop in profit. Questa è una gestione che ho spiegato già gratuitamente e stai massimizzando dal punto di vista operativo il tuo rischio rendimento. Ok, leggo le risposte. Mi hai fatto passare la challenge Euroud. Felicissimo Riccardo, felicissimo di coloro che mi stanno scrivendo che hanno passato la prop firm con questi concetti. Invece in caso di fake out, allora, ragazzi, il fake out è un pattern di analisi tecnica, ok, che però non fa accettazione. Il fake out di solito è una situazione di questo tipo: mi trovo un minimo, il mercato arriva qua con la wick, ma per la chiusura candela si trova nuovamente qua sopra e poi parte. Ok, questo è un esempio perfetto. Vedete, il mercato non vi ha accettato questo movimento. Però magari per chi considera la wick una rottura, qui sarebbe entrato sell. Però se voi ragionate in termini di ciò che il mercato mi comunica, mi accetta a chiusura candela, questo short non l'avresti preso. Grazie per il tuo tempo, grazie a voi, bellissimo. Fabio, per esempio, se la zona è H4, a che time frame dovrei aspettare evidence? Ma time frame inferiore di solito. Se è H4 sarebbe sensato un time frame o H1 o M15, ok? Forse meglio M15. Oro colato, grande Luigi. Reazione impeccabile. Tutto perfetto, ok. Meglio considerare il BOS della close di candela o rottura della wick? Ho già risposto. BOS, per chi non è del settore, sarebbe breakout di struttura, ok?
Ok, ti valuti un trade quando ti cambia da H1 a M15, quando è nella tua supply o demand. Allora, dipende l'analisi madre che ho fatto. Se l'analisi è basata su un time frame daily, guardo più l'H4 H1. Se l'analisi invece è un po' più short term, quindi è basata su un H4, mi va bene anche un M15. Ogni tanto, nonostante accettazione, non continua. In quei casi non si può far nulla, vero? Ogni tanto nonostante accettare. No, ragazzi, in quei casi no, perché magari siete a fine di trend. Capiterà, ma con qualsiasi strategia operativa, che il mercato faccia la 5 wave, magari, quindi rottura struttura, accettazione qua, e poi successivamente voi qua vi aspettate un long, il mercato fa questo e invece cambia struttura. È la natura del mercato, ragazzi. Ok? È la natura del mercato. L'importante è capire che tu qua non andrai a cercare un altro long, ma tu qua essendo short andrai a cercare poi uno short da questa zona. Spiegato il concetto di accettazione, sì. Nessuna domanda, solo grazie live, solo grazie per tutto questo valore che porti. Funzionano solo nel Forex? No, questi sono concetti che funzionano su qualsiasi asset. Quando li caricherai settimana prossima? Grazie ragazzi, sono felice che vi siete presi la prop firm. Continuano ad arrivare i messaggi, altri 170 messaggi. Fare una lezione dove sono? Lezione di market maker. Sì, allora, una lezione carina secondo me, ditemi che ne pensate, sarebbe su, magari su YouTube, fare una lezione sugli operatori dietro le quinte nel mercato. Ok? Anche il ruolo delle banche centrali, il ruolo dei fondi di investimento, il ruolo dei commercials con il COT. COT, che sarebbe il Commitment of Traders, e vi dice il posizionamento nel mercato futures. Domanda, vabbè, qui vedo tantissime domande. Si chiama Grande Giacomo. Un tavernello alla tua. Per i veterani, questi la capiranno. Sì, anche sulle supply e demand possiamo fare. Possiamo fare una lezione gratuita. Sto continuando a leggere tutte le domande, alcune sono duplicate rispetto a quelle alle quali ho già risposto. Maggior parte ringraziamenti. Tradi anche cripto? Sì, trado le cripto, però le tecniche sono diverse. Funzionano sulle cripto questi concetti? Il concetto di struttura è universale, ma nelle cripto c'è un 70-80% di analisi fondamentale che se non sai fare, guardi solamente la struttura, prendi un po' di bastonate. Troppo bello il video su YouTube sulla motivazione. Grazie Francesco. Sul mio canale, sì. Faber Vale, sempre il solito. Ok. Grandi, grandi. Vediamo che ore sono, 21:04, un minuto, ma dalla macchina, prendilo come un podcast se mi ascolti dalla macchina. Me l'avete chiesto in molti ragazzi e penso che sia una problematica un po' comune, adesso lo richiedo anche per le persone che sono live. Vi capita mai di mettervi a grafico e di avere difficoltà nella fase di markup, quindi nella prima fase, l'individuazione del bias? Cioè non parlo della sniper, non parlo del momento dell'entrata precisa, del trigger, della gestione del rischio, parlo di quando vi mettete a grafico. Vi capita che avete difficoltà a mappare il mercato, cioè proprio nella fase di comprensione della direzionalità, ok? Perfetto, stasera vi do un metodo oggettivo, completamente oggettivo, che non è secondo me, secondo te. È, diciamo, un 90% oggettivo, un 10% discrezionale solamente per la parte di interpretazione del breakout strutturale. Per il resto, ragazzi, è completamente oggettivo. Ok? Benissimo, benissimo. Sì, è il mio problema principale. Bene, ragazzi, stasera lo andiamo a risolvere. Partiamo, direi che ci siamo. Dovrebbe vedersi lo share screen. C'è scritto mappatura di mercato, siamo su Euro CHF H4. Aspetto un secondo, un check. Ottimo, ottimo. Benissimo, si vede. Allora, partiamo dalla prima cosa. Cos'è la struttura di mercato? La struttura di mercato, ragazzi, è la nostra bussola direzionale. Perché una bussola direzionale? Perché quando noi ci mettiamo a grafico, dobbiamo avere una checklist, ovviamente, e di solito, almeno per le strategie trend following, a meno che non fate reversal, vi serve una direzionalità.
E la direzionalità, però, dipende dall'orizzonte temporale che voi andate a utilizzare. Se siete swing trader, infatti adesso vi dirò la combo che potete utilizzare. Se siete swing trader, parliamo di un daily o addirittura un weekly o un daily di bias, dipende quanto volete lasciarlo aperto il trading. Questa è la direzionalità, il vostro time frame di bias. Se siete invece intraday trader, io prendo l'H4 come bias, quindi come time frame direzionale che mi indica dove effettivamente stanno andando i volumi e la market structure. E se siete invece uno scalper, quindi martellate short term, potete fare o H1 o M15, dipende da quanto volete andare short term, perché conosco anche ragazzi che si fanno scalping senza problemi su indici, su materie prime, gold, silver o semplicemente su US 30 e usano tranquillamente M15, M5, M1, quindi non c'è un problema. Che differenza c'è fra struttura di mercato e condizioni di mercato? Allora, bella domanda questa qua, la posso anche integrare all'interno della lezione, te lo spiego subito. Condizione di mercato, in realtà si differenzia in due parti, perché di condizioni di mercato, ragazzi, possiamo averne due. Possiamo avere un mercato in consolidamento, o trending o range in market, oppure possiamo avere un mercato in trend, quindi una fase di trending market. La fase di consolidamento di solito si trada con strategie differenti. La mia strategia, ad esempio, non va bene per il mercato in consolidamento, perché un mercato che sta così, sul mio time frame di bias, io non lo trado. Io preferisco un mercato che sta facendo dei massimi strutturali in modo tale da prendere beneficio dell'espansione e spostare subito risk free appena il mercato mi dà un'accettazione strutturale. Questo però dipende, insomma, dalle vostre preferenze. Dicevamo quindi che la struttura di mercato è una nostra bussola direzionale. Per avere questa mappatura oggettiva dobbiamo aver chiaro anche il concetto di accettazione. Il concetto di accettazione deve essere definito in modo oggettivo. L'accettazione è la chiusura di una candela sopra al massimo di riferimento, ok? Quindi, se questo è il pullback, nel momento in cui il mercato fa un impulso e chiude, deve chiudere con la candela sopra questo massimo di riferimento, questa viene definita accettazione long. E il nostro punto di origine del movimento, perché parliamo sempre di origine del movimento, diventa questo minimo qua. Quindi da questo minimo noi abbiamo effettuato il breakout e sappiamo che la nostra direzionalità, quindi la nostra bias, è long. Fino a qua ci siamo, ragazzi, no? Scrivete uno in chat se ci siamo. Sto cercando di partire dalle cose semplici per poi arrivare sempre più in modo approfondito, ok? Altra regola che è importante. Per l'accettazione, ragazzi, non basta che il mercato mi vada a chiudere sopra il corpo, ok? Se il mercato ha un candelone qua sopra, quindi proprio è questa, e ho solamente il grafico a linea che mi fa così, ma qua sopra mi trovo un candelone, tendo a scartare l'opportunità, perché dobbiamo ricordarci che questo grafico in linea non ci tiene in considerazione le wick. Se le wick sono troppo grandi, vuol dire che effettivamente qua questo rifiuto è stato provocato da dei volumi, e quindi noi vogliamo capire se abbiamo quei volumi contrari, e se c'è una wick così grande, ragazzi, quei volumi non sono a nostro favore. Quindi nella ipotesi migliore, se volete avere una struttura di mercato con un'alta probabilità, dovete avere, anche che qui c'è una wick così, ok, mettete quella candelina che ha una wick così, pullback, il mercato deve chiudere con il corpo candela, quindi questo impulso deve chiudere con chiusura candela qua. Allora in questo caso abbiamo una conferma che questa è l'origine strutturale che ha dato breakout. Quindi qual è la deduzione successiva? E qua vi porto a fare dei backtest, scusate, vi invito a fare la vostra fase di backtesting, quindi andare a testare quante volte una struttura di mercato viene rispettata, ok? Perché? Perché una struttura di mercato, una volta che ha preso direzionalità, tende a rispettare le dominance. Conoscete tutti il concetto di dominance più o meno? Il concetto di dominance è l'origine del punto in cui viene rotta la struttura di mercato. Poi ci sono diverse nomenclature, c'è chi la chiama BOS, breakout di struttura, c'è chi lo chiama shift in market structure, insomma dipende, ok?
La domanda su che time frame, su qualsiasi, l'ho spiegato prima, dipende da che time frame tradate. Io ad esempio, che sono un intraday trader, prediligo H4 e H1, ok? Se volessi prendere operazioni swing mi vado a guardare weekly, daily. Se voglio far scalping è inutile che mi vada a guardare il weekly, ragazzi. Se voglio far scalping su ad esempio XAU o su US30 non mi vado a guardare il weekly, mi vado a guardare l'M15, l'M5, l'M1, ok? Sì, ognuno ha il suo termine, ragazzi, ma va benissimo. C'è territorialità, c'è chi lo chiama origine del movimento. Ad esempio Sam Seiden, se non sbaglio, la chiama Origin Point, OP, una cosa del genere. Va bene, non è la nomenclatura, basta che vi è chiaro questo concetto in testa. Andiamo avanti, quindi abbiamo chiarificato cos'è una bussola direzionale, abbiamo chiarificato le regole per chiamarla tale, quindi accettazione e rifiuto, e siamo arrivati a una lettura oggettiva di quella che è la struttura di mercato. Voglio anche andare a chiarificare una cosa importante, che la struttura di mercato non è in sé una strategia, ok? La struttura di mercato non è in sé una strategia, è una parte che potete integrare all'interno del vostro, della vostra checklist o del trading plan, ma da sola non basta, perché avete bisogno di un metodo di validazione della zona, avete bisogno delle confluenze operative, a seconda della vostra strategia, magari operate trend following, quindi aggiungete medie o aggiungete supply e demand, che ho già spiegato, o aggiungete validazione del dealing range, come il 75, che anche quello ho spiegato gratuitamente, vi ho dato la mia prima, se non una delle prime, o la prima o la seconda strategia che ho utilizzato, ok, gratuita, che ancora funziona perché è stata backtestata. Però queste cose, possiamo fare una lezione come fare scalping sull'oro, ma in realtà focalizzarsi solamente su un asset, ragazzi, è una cosa che potete fare anche da soli, cioè una volta che avete capito il metodo, no? Lo potete applicare su qualsiasi cosa, ok? Benissimo, andiamo avanti. E dicevamo, lettura oggettiva della struttura di mercato e che la struttura di mercato non è in sé una strategia, è una parte integrante della strategia, è una chiave di lettura. Per capire quanto la struttura di mercato sia una chiave di lettura, vi devo portare a comprendere a fondo il concetto di frattalità. E questo qua è un concetto che anche trader avanzati magari ci mettono un anno, ci mettono 6 mesi, ci mettono 3 mesi, ci mettono 2 anni a capire. Perché c'è una gerarchia dei time frame. Gerarchia dei time frame. Se volete operare veramente trend following e comprendere la struttura di mercato, dovete capire che i time frame alti dominano sui time frame più bassi. Quindi mettiamo che io sono un intraday trader, no? Quindi mi baso sul time frame H1. Aspettate che prendo il tools percorso. Eccolo qua. Mettiamo che io sono un trader che lavora in H4, ok? La mia giornata apre qua, ho avuto un breakout strutturale, aspetto un eventuale pullback, facciamo un esempio che qua ci sia una zona di demand, ok? Ve la faccio proprio semplicissima, ok? Benissimo, in questo caso che ho validato il time frame H4, molti diranno, è vero che H4 è long, ma i time frame inferiori, tipo H1, tipo M15, adesso vi faccio una sovrapposizione su M15, avranno una struttura diversa, ok? Scusate che cambio colore per il percorso, così diventa ancora più semplice. Cosa succede, ragazzi? Quando noi abbiamo una sovrapposizione, come diceva Elliot, anche delle 5 wave, il mercato sul time frame operativo inferiore è ovvio che avrà una struttura differente e cambierà anche più spesso volte struttura di mercato. Qual è il metodo migliore per andare a sfruttare questa cosa? L'allineamento strutturale. Strutturale. Perché accade questo? Perché se noi abbiamo fatto questa valutazione, questo è H4, poi facciamo anche qualche esempio a grafico, questo è H4, no? La linea viola. Abbiamo un H4 che ha un punto di origine, una dominance qua sotto, quindi un mercato che ha direzione rialzista, e quando arriva sulla nostra demand, la prima cosa che faremo, ve l'ho spiegato anche nella strategia gratuita, è aspettare un breakout strutturale del time frame inferiore, no? Perché? Perché in questo esatto momento, da quando avremo questo break, che ve lo metto con l'evidenziatore, eccolo qua, dal momento in cui avremo questo break, se possibile verde che è anche meglio, cosa succederà? Che abbiamo l'H4 allineato su una demand strutturale valida a favore di trend, con anche il time frame inferiore che può essere M15 allineato. Quindi il primo target diventa il massimo
di riferimento. E la probabilità di questi trade, ragazzi, poi andiamo a vedere anche il Q&A, ok? La probabilità di questi trade è molto molto alta, ok? Che vadano a target, ovviamente. E questo qua era per capire la gerarchia dei time frame. La gerarchia dei time frame dice appunto che se siete intraday trader, H4 domina su H1 che domina su M15. Quindi è inutile che vi andate a prendere un reversal strutturale di questo tipo, no? Qui ha fatto il breakout short. Voglio andare short, mettiamo che questa fa una wick e ci fila short. Fino a dove posso andare short, ragazzi? Posso andare short fino alla zona successiva di demand. Se la zona successiva di demand è questa, fino a qua. Ma perché devo andare short in un mercato long quando posso andare long con il time frame inferiore su un mercato che è direttamente long e prendermi una proiezione strutturale che è di onda impulsiva? Perché in un mercato long, questa è l'impulsiva, questa è l'onda di ritracciamento, questa è l'impulsiva, questa è l'onda di ritracciamento. Capite bene che ho molta più probabilità di far soldi su queste onde, ok? Questa era una semplice introduzione anche per i ragazzi che stanno un po' iniziando, quindi sono un po' neofiti, per portare tutti allo stesso livello, ok? Ora, qual è l'ausilio che abbiamo noi? Noi abbiamo un tools che si chiama struttura allinea, ok? È direttamente una visualizzazione che vi dà qua, settiamo il grafico allinea e vi mostra direttamente le chiusure, quindi le accettazioni strutturali. Quindi ripetiamo un secondo, concetto di dominance che deve essere definito in base all'accettazione sul livello di prezzo. Ci dice da quale origine abbiamo rotto struttura e chi sta dominando. Ricordatevi, come diceva anche l'altro ragazzo, che è un concetto alla fine di territorialità. Se io sono in questo box di mercato, ok? Sono in questa fase di mercato e questa è la giornata di trading, l'H4 del giorno attuale è questo. Questi sono i sellers che hanno fatto un effort, quindi uno sforzo maggiore dei buyers, hanno surclassato la demand che era qua dentro, portando il mercato in struttura short. Quindi cosa posso aspettarmi a livello probabilistico? È più probabile che il mercato, senza aggiungere altre confluenze, semplicemente un ragionamento, vada short o vada long? Ovviamente che vada short per un concetto sia di supply e demand sia di struttura di mercato. Ok? Andiamo avanti adesso e andiamo a vedere come fare una mappatura degli asset da zero e stasera vi darò due metodologie per aumentare l'oggettività delle vostre analisi con struttura di mercato. La prima è di price action, quindi si basa sulla price action in real time, quindi non è un indicatore che lagga, quindi che va successivamente alla price action, ma è in real time e vi spiego come utilizzarla. La seconda è una metodologia volumetrica, ok? In base allo shift di volumi. Da quale volete iniziare, ragazzi? Sì, assolutamente l'andrò a caricare. Da quale volete iniziare? Dalla 1 o dalla 2? C'è un ragazzo che dice che ci sono problemi con la diretta, però vedo che arrivano, ci sono 450 persone connesse e vedo che continuano ad arrivare messaggi. Ok, vedo tantissime persone che vogliono partire con la prima. Mi riuscite a sentire? Si sente bene? Si blocca? Non ci sono problemi con la diretta. Ok, probabilmente non dipende da me, ragazzi, ok? Perché altrimenti la vedreste tutti un po' in ritardo, un po' di lag nel video. Nessun problema, ok? Ok, benissimo. Okay, andrò comunque a caricare la registrata. Andiamo avanti. Parlavamo di price action. Partiamo con la prima e andiamo a vedere la metodologia di price action. Quando voi andate a mettere un grafico che può essere l'EuroCHF, c'è un tools abbastanza interessante che vi va a qualificare in modo oggettivo gli swing. Cosa vuol dire? Che non c'è secondo Fabio, o prendo due nomi a caso, secondo Angelo, secondo Emanuela, secondo Giuseppe, secondo Alessandro, ok? Ma è secondo struttura di mercato. Esatto, bravissimo che l'ha anticipato il ragazzo Nicolas. Ok?
Lo strumento è Zigzag ILO e è uno strumento che si basa sulla misurazione dello swing di riferimento, quindi non c'è bisogno che andate a settare un indicatore, è direttamente basato sull'impulsività. Però è molto più preciso del grafico a linea, perché come vedete il grafico a linea può creare confusione nell'individuazione dello swing. Quindi torniamo a noi, come settarlo? Semplicissimo, 0,25% su H4 va da Dio. E vi faccio vedere un attimo un ragionamento a livello strutturale. Partiamo con questo, è da agosto addirittura, ok? Facciamo una qualificazione strutturale con questo metodo. Allora, artefici dell'ultimo sell, ok? Successivamente, nuovo impulso con incapacità di breccare la struttura. Quindi attualmente ci troviamo in questa situazione, fallimento nella creazione di un lower low. Cerco di andare più piano perché se vado più veloce magari può creare un po' di confusione soprattutto per i nuovi. Successivamente da questo punto di origine abbiamo un breakout strutturale. Quindi quello che si va a originare è punto di origine, punto di swing, ok? Da questo punto, ragazzi, secondo voi come siamo oggettivamente? Guardate bene le candele. Guardate un po' tutto quanto quello che si è originato qua dentro e ditemi un secondo. Il tools si chiama Zigzag ILO, H-I-L-O, e dovete settarlo, almeno io mi trovo benissimo, con lo 0,25. Esatto, siamo long. Perché siamo long? Perché l'ultimo swing è questo, ok? Hanno fatto un fallimento del lower low, già questa è un'informazione, il breakout della midline. Successivamente abbiamo anche fatto accettazione sopra gli ultimi seller con una chiusura candela, ok? Se uno volesse fare proprio il pignolo al massimo, dice guarda io voglio tutte le conferme operative, può aspettare anche una chiusura sopra questa struttura e da qua comunque siamo long. Quindi questo pullback del prezzo io posso tradarmelo long? Assolutamente sì. Nuovamente, nuovo breakout di struttura a livello di dominanza, ok? Impulso, pullback, nuovo impulso. Chi sta dominando? I buyers. Pullback, nuovo impulso. Chi sta dominando? I buyers. Choppy market, non abbiamo né rottura sell né rottura buy, ok? Nuovo impulso. Chi sta dominando, ragazzi? I buyer. Nuovo impulso, qua abbiamo un fallimento, ok? Questo eventualmente poteva essere un eventuale trade che uno provava short, ok? Dall'origine del movimento. Arrivava a target 1, perché ovviamente si mette il target sempre sullo swing di riferimento, poi però il mercato faceva continuazione long. Di nuovo, qua come siamo? Siamo struttura short, perché da questa origine abbiamo un breakout strutturale. E così via, ragazzi. Ok? Da qua nuovamente choppy market, choppy market, choppy market, choppy market, breakout strutturale dell'intera zona, dove ce l'abbiamo? Qua. Grazie a questo impulso andiamo sell, pullback, nuovo impulso, pullback, nuovo impulso, pullback, nuovo impulso, accettazione. Questo è un fake breakout. Ci tenevo a farvi anche l'esempio di un fake breakout perché capita delle volte che il mercato fa accettazione strutturale. Ragazzi, ricordatevi che nessuna strategia è infallibile. Quando fa accettazione strutturale può capitare anche che poi vi riprende la direzionalità short, ok? Per questo vi dico che è molto importante l'individuazione e la contestualizzazione delle supply e demand. Perché? Perché una persona che non guarda solamente la struttura di mercato, ma ragiona, ok? Vado piano, ragazzi, tranquilli, può essere che c'è leggermente un delay, ok? Perché sto anche registrando. Si riesce a capire il concetto mediamente? Anche se ci sono quei 10 secondi, quei 15 secondi di delay, si riesce a capire benissimo, chiarissimo, ok? Perché vi dico, ragazzi, che è importante contestualizzare le supply e demand? Perché nonostante qui abbiamo fatto origine del movimento, breakout, ok? Poi qui si crea tutto un intra-range, quindi una serie di range interni. Una persona preparata sa benissimo che questa è una supply molto valida perché ha provocato un breakout sostanziale. Quindi non andava a provare il long dentro la supply, al massimo poteva provarlo al ritorno, perché vi dico di contestualizzare la struttura. Però questa al giorno d'oggi è la metodologia migliore di qualificazione dello swing di riferimento. Sì, questo è un fake breakout, ragazzi, se volete chiamarlo fake breakout, fake out, spring,
il concetto è sempre quello, ok? Questo qua è la metodologia di mappatura con price action, ve la faccio vedere magari anche su, che ne so, su un indice. Vi rendete conto di come va proprio a qualificare in modo oggettivo gli swing, perché fa una misurazione percentuale. Okay? Ad esempio, in questo momento, cosa c'è stato, ragazzi? Breakout strutturale long. Okay? Breakout strutturale long, ma cosa è successo? Che non ha fatto una bella accettazione, perché il mercato ha fatto 2 week. In questo momento invece ha fatto effettivamente accettazione strutturale long. Vediamo qualche altro esempio. In questo caso, accettazione strutturale long, prosecuzione del movimento. Tra l'altro ci tengo a precisarvi che questo qui, l'indicatore, prende come riferimento anche le week. Ecco perché è importante contestualizzare. Perché qui, che l'indicatore come riferimento ti dava un breakout, c'è stato un breakout della struttura di mercato. No, ragazzi. Una week non è un breakout, ok? Anche qui, no? Che ti dà questo. Una persona che ragiona e ha capito ciò che voglio trasmettere, si rende conto che non c'è accettazione, ok? Idem per l'olio. Beh, poi potete provare su tutti gli asset, ragazzi. Funziona. Vi faccio vedere sull'euro USD, che è uno degli asset più tradati al mondo. Andiamo a vedere le ultime strutture. Come vedete, origine del movimento. Impulso, pullback, nuova rottura. Rottura strutturale rispetto della supply zone. Ok. ABCD, nuova rottura. Questa dominance viene rispettata? Sì, nuova rottura. Questa dominance viene rispettata? Sì, nuova rottura. E così via, ragazzi. Ok. Cosa succede? Che per chi ha una preparazione anche di swing trading, se riesce a posizionarsi su uno swing di questo tipo short e vede che la struttura di mercato continua ad andare a suo favore, può portare lo stop in profit fino a che non cambia la struttura. Questo è un grande vantaggio, ok? Il trading, questo qua, è un grande vantaggio. Poi è anche facile, se riuscite a contestualizzare, capire quando effettivamente abbiamo un breakout di struttura, perché da qua, ultimi sellers, ok? Ultimo impulso sellers. Rottura buyers, origine dell'ultimo impulso buy, pullback, nuova rottura. Cosa ci aspettiamo? Continuation. Questa cos'è? La domanda di riferimento. Ok, target sempre su massimo di riferimento. Boom. In questo caso invece poi, dopo il primo target, è andata a invalidare la struttura con un flash crash su euro-dollaro. Può capitare anche questo. Ok. Cosa intendo con stop in profit? Lo stop in profit è lo spostamento del tuo stop a profit man mano che l'operazione va in profitto. Cioè, se tu entri qua, no? Il mercato inizia a fare così, breakout strutturali. Tu lo stop che magari prima avevi qua lo puoi spostare in profit. Così, nella peggiore delle ipotesi, il mercato ti torna indietro e tu hai fatto cash. Ok? Questa è la metodologia della price action che va integrata poi con il concetto di potenzialità direzionale, il concetto di frattalità. Perché? Perché se io poi capisco che l'H4 ha come bussola direzionale il daily, sono uno swing trader, mi vado a vedere anche la struttura daily e lo faccio a colpo d'occhio. Ok? Non c'è troppa difficoltà. Se poi invece volete proprio andarvi a togliere la creazione di bias che vi fanno le candele, utilizzate il grafico a linea. Ok? Utilizzate il grafico a linea che non aspetta la chiusura dello swing di riferimento, quindi vi va anche in real time, non avete minimamente necessità di aspettare niente. In questo caso, come vi facevo vedere su EURUSD, c'è stato un flash crash ultimamente, ma ci si rende conto chiaramente che fino a questo momento la struttura di mercato, anche con il grafico a linea, era long. Sul Nasdaq, faccio vedere una precisazione di quello che vi ho fatto vedere prima. Vedete quando il mercato qua, no? Vi segnava un IRI, qui vi segnava lo zigzag, il grafico a linea era rimasto qua sotto. Perché era rimasto qua sotto? Perché andiamo a vedere le chiusure candela. Vedete che stavano qua, non avevano chiuso neanche sopra la wick. Questo vi aiuta, ok? A livello di creazione di contesto. Chiudi la watchlist così non lagga. Ok? Ma tanto nella registrata, ragazzi, non vi va a laggare. Sì, poi vado a rispondere a tutte le domande. Ora,
Vorrei parlarvi altri 10 minuti, se vi interessa, del come utilizzare l'albero oggetti per andare a creare una pianificazione di struttura di mercato maniacale, se siete dei nerd, dei malati come me per i mercati finanziari, e la seconda metodologia, quella volumetrica. Quindi scrivete due in chat se vi interessa questa cosa. Vediamo un attimo, ok, stanno arrivando una valanga di messaggi, fermi, 300 messaggi, ok, mi impallate tutto, ok, adesso inizia a laggare seriamente, perfetto, fermi un secondo ragazzi, allora, togliamo questo qua, andiamo su un asset che abbiamo visto prima, come l'euro CHF, rimettiamo il grafico a candele, e vi faccio vedere invece dal punto di vista strutturale il ragionamento da farsi con i volumi, ok? Intanto dobbiamo capire quale parametro dei volumi ci interessa per la struttura di mercato, ok? Ne possono essere utilizzati tanti, ma TradingView non nasce come piattaforma volumetrica, ok? Una piattaforma volumetrica può essere usata come NinjaTrader, ok? NinjaTrader 8, quella è una piattaforma volumetrica seria, o Sierra Charts o Atas. TradingView è una piattaforma per la price action, ok? Poi ci sono delle implementazioni volumetriche, anche io ci sto lavorando molto per traslare i miei algoritmi da NinjaTrader 8, però c'è ancora tanto da fare, ok? Andiamo un attimo alla domanda di Daniele. Da quando hai iniziato a usare l'albero oggetti, come hai fatto vedere te, ho fatto il flip. Grazie a voi. Sì, anche Wolfix. Wolfix è una piattaforma volumetrica ottima, però, come vi dicevo, le piattaforme volumetriche, a mio parere, hanno più senso per i futures. Sì, esatto, Andrea, hai anticipato quello che stavo dicendo. Che ti sei perso? Sono arrivato tardi, che mi sono perso? Non ti preoccupare, che perché tanto la vado a ricaricare. Ora vediamo anche l'albero oggetti. Allora, partiamo un attimo con Volume Profile, Session, Volume. Cosa va a fare? Cos'è questa lineetta rossa verticale? Io ho tolto tutto il resto perché non mi interessa. Questa lineetta rossa verticale, soprattutto se fate swing, quindi se usate time frame un po' più alti, il daily, l'H4, vi fa vedere la distribuzione del punto di controllo giornaliero, quindi del POC, e il punto di controllo giornaliero è molto utile quando si va a fare una qualificazione di pressione di mercato, perché è il punto dove ci sono stati la maggior parte delle contrattazioni giornaliere sull'asset. Quindi capire come va la progressione del POC vi permette anche di capire dove sta andando la direzionalità di mercato, non dal punto di vista dei retail, ma dal punto di vista delle whale. Faccio un esempio molto chiaro sulle stesse strutture di mercato che ho fatto prima. Partiamo da qua dentro. Allora, in primis, questo software qua non va utilizzato in modo approssimativo. Cosa vuol dire? Che bisogna contestualizzare sempre quello che vi ho spiegato prima, quindi la struttura di mercato. Ci serve capire da quale punto noi abbiamo un'uscita dallo swing. Prezzo che si mantiene al di sotto, prezzo che si mantiene al di sotto, vedete barriera che viene creata da ordini, volumi, e questo è la primo POC che non ci accetta più questo livello, ci inizia a mostrare pressione rialzista, costruiscono value, valore al di sopra. Il primo POC però che c'è veramente utile è quando noi effettivamente abbiamo un breakout di struttura. Quando noi abbiamo un breakout di struttura siamo consapevoli che i volumi che hanno provocato questo breakout di struttura si trovano qua dentro questa volume distribution che è creata dal POC. E non è un caso che il mercato da questa giornata di swing ritorna sul 75, che è un livello che utilizzo da anni, backtestato e che funziona da Dio, se siete in grado di contestualizzarlo, e ritorna proprio sul cluster volumetrico creato dal POC. Ora, non serve più che altro come conferma operativa, ci sono dei modi per utilizzarlo, ma dovremmo fare una live da 4 ore, però in questa live vi voglio spiegare come questo qua, aggiunto al concetto di dominance, mi raccomando, in questi casi possono fare dei brevi tick, quindi muoversi in base alla visualizzazione che mettete. Ok, io in questo caso mi sembra messa variabile, per questo vedete che cambia di un tick sopra, un tick sotto, ma non cambia il metodo di lettura. Ok, anche qua pullback, da qua, da questo cluster volumetrico è partito lo swing, quindi la dominance rimane questa. Anche qua pullback, nuova rottura, da questo cluster è partito lo swing, pullback, nuova rottura, da questo cluster è partito lo swing.
cluster volumetrico, in questo caso, ok? E poi nuova rottura. Nel momento in cui noi abbiamo questo cluster che si trova al di sotto, siamo vicini a un reversal di struttura. Infatti il mercato fa un pullback e arriva sotto. Questo qua però era un fake breakout, come vi stavo spiegando prima. Di nuovo il mercato, nuovo impulso long, da dove? Dall'origine del movimento, ok? Sempre cluster volumetrico, tentativo di fare una continuation long al prezzo, e in questo caso il mercato torna su questa demand, ma la demand non regge, perché caricano due sessioni di volumi, ok? Due sessioni di volumi e fanno il breakout. Secondo voi, da questo breakout, quindi da questo impulso, dove li hanno messi i volumi? Qua sopra? No, ragazzi, li hanno messi qua dentro. È qua che hanno caricato i volumi per fare un nuovo breakout di struttura. E quindi cosa possiamo aspettarci? Che fin tanto che questa zona terrà, la pressione volumetrica dominante è la pressione short, creazione di un nuovo cluster volumetrico. Non è che mantengono la pressione short, neanche ci riescono a ritornare qua perché continuano a distribuire ordini. Nuovo breakout strutturale, ok? Grazie a chi? Grazie a questo cluster, ok? Pullback, nuovo breakout strutturale, pullback, nuovo breakout strutturale, ragazzi, e così via, così via. L'ultima cosa che voglio spiegarvi stasera, perché non voglio annoiarvi facendo una lezione che dura poi più di 40 minuti, un'ora, vado a spiegarvi come andare a utilizzare questo strumentino qua che vi salva la vita, l'albero oggetti sulla destra. Mi dite se lo vedete un attimo, ragazzi? Se riuscite a vederlo? Tra l'altro sono felicissimo perché abbiamo quasi 500 persone connesse che sono rimaste fino alla fine, in una live poi gratuita, cioè non sto andando neanche troppo a fondo. Non riuscite a vederlo, scrivete. Qua, ragazzi, su questa zona qua, se io clicco, riuscite a vedere, cancello tutto così non avete tutti questi tools, e vi faccio vedere come si crea un'integrazione volumetrica, scusate, un'integrazione strutturale. Si vede tutto, benissimo. Allora, togliamo tutto e facciamo finta che noi stiamo facendo una struttura di mercato da zero, ok? Quindi abbiamo valutato il daily, abbiamo notato questa supply zone. Da questa supply zone si è originato il nuovo breakout di struttura che ha fatto accettazione sotto questo minimo, e noi vogliamo segnarci, senza creare troppa confusione su daily, che il daily ha struttura short con accettazione. Perché con accettazione? Perché vediamo chiaramente che la candela daily ha chiuso sotto al frattale di riferimento, quindi al minimo di riferimento. Il problema, non so se vi è mai capitato, è che quando iniziate a fare questa analisi su molti time frame si accavallano le cose, cioè vi metto una scritta qua e poi non ve la ingrandisce rispetto al time frame. Quindi la cosa migliore è andare a creare un gruppo, ok? In questo caso clicchiamo qua, creiamo la cartella e la chiamiamo struttura di mercato. E da qua possiamo andare a selezionare, anche questo preferirei rinominarlo, e metto struttura daily. Ok, in questo caso io con un click ho la cartella di struttura di mercato. Posso andarmi a cambiare anche su H1, ok? E su H1 se io riattivo, vedete come viene? Se io voglio riscrivere qua me lo sovrappone. Se io poi inizio a prendere appunti sul grafico demand, supply, origini, volumi, mi si crea un casino. Invece così rimane tutto ordinato. Se io qua vado a mettere sullo stesso punto H4 con supply zone valida su 1.07500, ok? Valutare breakout al ritorno, ok? E voglio mettermelo qua. Cosa vado a fare? Questo lo rinomino, metto struttura H4, lo vado a inserire dentro la mia cartella e con un click io attivo quello che voglio della mia struttura di riferimento.
Ora, vi ho fatto vedere solamente con due time frame, ma immaginate quando voi avete magari un'analisi che parte dall'H4 e arriva fino a una precisione M5, in questo caso vi dà tantissimo una mano nella validazione della struttura e nell'organizzazione proprio del grafico vero e proprio, ok? Questo era quello che volevo portarvi stasera, ragazzi. Due metodologie oggettive, darvi una mano anche con l'albero oggetti per l'organizzazione e continuare a dare valore gratuito a Valanga. Spero la live vi sia piaciuta, spero di non avervi annoiato. Sì, sarà caricata. Scusate se c'è stato un breve lag, ragazzi, sono in viaggio, già l'ho detto, attualmente sto girando molto. E albero oggetti, l'avevo già portato, ma ve l'ho messo ancora più preciso. Grazie per i complimenti. Ora, 5 minuti Q&A, domanda e risposta, e andiamo a rispondere a tutto quanto, ok? Quindi vi lascio questi 5 minuti dedicati a voi, fatemi qualsiasi domanda volete, prendo le prime 5 che capita, andiamo a vedere. Nel frattempo apro il Q&A, il canale YouTube ve lo lascio qua e fa verbale, le vado a caricare. Questa qua sarà caricata entro questo weekend, o sabato o domenica, all'interno del canale, ok? No, ragazzi, non diventeranno a pagamento queste live, rimangono gratuite. Il venerdì live gratuita, segnatevelo sul calendario perché a me piace insegnare, mi diverto anche, quindi vi continuo a condividere cose. Harry chiede come funzionano le mitigazioni inefficienze ed efficienze. Allora, va fatta una differenziazione. Intendi dal punto di vista volumetrico o dal punto di vista di price action? Perché se andiamo a parlare solamente dal punto di vista volumetrico, l'inefficienza ha un significato differente legato ai contratti. Se invece andiamo a parlare delle candele, il metodo che la price action ha sviluppato per leggere l'inefficienza è quando hai una candela full buy o full sell, ad esempio questa, e il mercato ti torna. Adesso vediamo se riesco a trovarti te l'avevo anche segnata prima, guarda, in H4 qua, no? Faccio un esempio di inefficienza per la price action. Questo movimento impulsivo ha generato un'inefficienza che viene a colmarsi alla chiusura di questo punto. Ok? Ora sembra un caso, però funzionano le inefficienze, ragazzi. Andatevela a backtestare, non prendete quello che dice Fabio come legge, fate i vostri test, io vi porto degli spunti, voi andate poi a cercare se quello che dico effettivamente ha riscontri sul mercato. Sì. Come mai non usi mai M30? Ma ragazzi, non ho mai usato M30, lo uso veramente poco. I miei time frame sono H4, H1, M15, M5, qualche volta M3 e anche M1, quando voglio fare intraday, però sui futures, sui futures. Se invece vado a fare swing, prediligo weekly, daily, H4. Ognuno ha i suoi time frame, ragazzi. Alla fine il time frame è una convenzione umana. Non è che il mercato è suddiviso a time frame, il mercato è suddiviso a contratti. Siamo noi che per convenzione, per semplificare, abbiamo diviso in time frame. Ma se tu utilizzi la M30 o la M15, se sai leggere veramente il time frame e quello che ti sta comunicando la price action, non è il time frame che fa la differenza, è il tuo metodo di lettura. Ottimo, ottimo, ottimo. Che lezione hai dato alla tua strategia? Due lezioni fa, se non sbaglio. Ho dato una strategia base, ragazzi, una delle prime adatte a tutti. Grazie ai tuoi insegnamenti. Aspettate, ragazzi, stavo leggendo. Grazie ai tuoi insegnamenti questa 12ª settimana di profitto. Mi dispiace perché non so come ricambiarti. Grazie a te, Rosario. Cioè, sono felice per te. Sono felice che sei riuscito a prenderti valore gratuito. Non devi ringraziarmi. Il video sulla mappa della volatilità lo caricherai. Sì, Luca, il mio canale. Live della settimana scorsa sarà caricato. Tutto, ragazzi, tutto. Adesso questa è la prima che carico e poi arriveranno una valanga. Vabbè, una volta che il prezzo raggiunge una supply e domanda, nulla consideriamo più valida. Intendi se la buca? Se la buca no. Se la buca no, ragazzi. Se fa accettazione sopra supply e domanda non è più valida. Che vantaggio hai a fare scalping sui futures piuttosto che sul forex? Sui futures ho zero spread e l'ausilio dell'analisi volumetrica. Semplicemente. Sul forex ho lo spread che rompe un po' le palle, ma comunque lo puoi fare senza problemi. Vabbè, non trovo zigzag su TradingView. Scrivi zigzag, lo trovi sicuro. Zigzag ILO. H-I-L-O. Su indicatori. Veramente bellissima, grazie Danilo. Che vantaggio hai? Puoi ripetere come settare il volume? Allora, il volume è facilissimo, ragazzi. Sarebbe volume profile, session volume, e lo settate 70. Ma quello che vi interessa, in realtà potete togliere tutto tranne il POC. Questo non vi frega niente, questo non vi frega niente, il POC.
Poco vi interessa, guardate, ve lo attivo adesso, vedrete solo delle linee rosse. Guardate, ci metto un po'. Eccolo qua. Benissimo ragazzi, niente, spero siete rimasti in quasi 500 fino alla fine, spero di avervi dato valore, che avete appreso qualcosa, anche chi è più avanzato. Io vi auguro buona serata, buon weekend e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao ragazzi.